a tutti, cari anime, bentornati a tutti quanti qua su Quinta Dimensione Letture. Vi saluto davvero tutti quanti, grazie di seguirmi a tutte le anime che sono qua da tanto tempo, grazie davvero. Saluto gli studenti, saluto tutti gli abbonati, ringrazio ovviamente sempre tutti quanti di questo sostegno al canale ogni mese. Ricordo, chi vuole si può abbonare a questo canale per ricevere una o due volte al mese delle previsioni di numeri per giocare. Quindi sapete che comunque l'abbonamento non è, diciamo, vincolante, si può disdire in qualsiasi momento. Chi vuole, sotto qua nel video c'è proprio il tasto abbonati. Saluto anche i nuovi, chi si trova qua ad ascoltarmi per la prima volta, grazie di essere qua, cara anima. Sai, piacere, fai l'iscrizione a questo canale e clicca poi successivamente la campanellina su tutte, così ricevi ogni volta tutte le notifiche di quando pubblico dei nuovi video. Allora, ricordo a tutti, nella descrizione del video ci sono i tempi, i timestamps di ogni lettura, cioè andate a vedere proprio la lettura che vi interessa. Ci sono i link per acquistare gli accessori di divinazione che creo io, come questa tovaglietta meditazione, per esempio, poi ce ne sono altre. Ci sono gli oracoli anche che creo io. Tutto è qua sotto nel box informazioni, nella descrizione appunto del video. In ultimo, chi vuole fare una consulenza privata, vada su quintadimensionaletture.it. Ci sono tutti i servizi che offro. Se non trovate un servizio, mi scrivete un'email, vediamo se la vostra situazione si può trattare. Leggete anche sul mio sito, perché c'è la sezione contenuti, cara anima, che è molto importante da leggere per aggiornamenti, esercizi, diciamo cose comunque importanti, sempre in linea ovviamente con quello che è il mio canale. Allora, andiamo oggi con qualcuno di altissimo che ha da dirti qualcosa, vediamo chi ti esce, vediamo eventualmente anche un esercizio. Sapete che non è mai un caso quello che vi viene qua. È un video, è vero che è un collettivo, non è per tutti, se non è per te e per qualcun altro, eventualmente se proprio non ti risuona cambia la lettura che hai scelto. E comunque è un video sempre valido, quello sì. Quindi anche se ti capita fra 2 anni, guardalo, tanto non ti ricorderai più, quindi c'è sempre il messaggio giusto, il momento giusto, così come quando YouTube già adesso propone dei video più vecchi, diciamo tra virgolette vecchi, fatti in precedenza da me, che portano proprio il messaggio adatto adesso. Cioè è incredibile la sincronicità cosa fa. Ti porta un messaggio che ho dato magari un anno fa che ti serve ora. Quindi guardateli anche quelli. Allora partiamo, scegli. Eccola qua, la stellina verde è la prima lettura, stellina rossa seconda lettura e stellina gialla terza lettura. Eccole qua. Puoi scegliere anche 2 su 3. Intanto io preparo i messaggi altissimi di oggi. Ricordo, video sempre valido. Cosa c'è da dire a chi ha scelto la stellina verde, la prima lettura? La seconda lettura, rosso. La terza lettura, giallo. Andiamo anche con un messaggio stellare sempre altissimo, vediamo cosa ti dicono qua. Quale messaggio altissimo c'è per stellina verde, stellina rossa e stellina gialla? Concludiamo poi sempre con degli esseri altissimi. Ricordo che non è mai un caso quello che ti viene, chi ti viene qua, soprattutto chi ti esce, vediamo. Stellina verde, rossa, gialla. Allora, facciamo i mazzettini. Primo mazzetto, prima lettura. Quindi abbiamo la stellina verde, seconda abbiamo la stellina rossa, terza abbiamo la stellina gialla. Facciamo un bel respiro. Partiamo con la stellina verde, la lettura numero 1, il primo gruppo quindi di carte. Vediamo subito, prendi nota. Ricordo, questo è un canale di studio, quindi bisogna prendere nota di quello che viene per poi recitarlo, eventualmente meditarci anche sopra. Andiamo a vedere chi c'è. Ah, qui c'è l'energia del dragone, della dea Sofia, del drago, del drago.
Allora, dice qua, l'energia del cuore è un'infinita sorgente di amore. La rosa nel portale del tuo cuore adesso si sta illuminando. Sei guidata dalla saggezza del tuo cuore. Qui c'è un quarto chakra attivo che probabilmente è stato curato, si è risvegliato, lo stai curando, si sta riempendo di luce, dice qua. Viene proprio da questa energia del drago e di questa dea Sofia, dice qua. Vedete che qua c'è la rosa nel cuore, ti dice proprio la rosa del tuo cuore. Questo è un portale di luce nel tuo cuore che apre proprio la connessione. E questo portale di luce nel tuo cuore, quindi nel quarto chakra, si sta adesso illuminando, sta prendendo della luce. Sappi, cara anima, che in questo momento sei guidata proprio dalla saggezza del tuo cuore. Quindi adesso c'è un quarto chakra che ti interessa molto, che ti sta guidando in questo momento nelle scelte. Andiamo a vedere cosa significa. Quindi dice non farti limitare da quello che è stata finora la tua vita, da quelle che sono state finora le tue esperienze. Ti dice pensa in grande, vedi il tuo cuore come un portale gigantesco di energia. Sei connessa alle altre persone, proprio come fosse un network, diciamo, di luce. Allora, dice qua, quando sei in dubbio, senti questa interconnessione con il tutto proprio. Ricevi la luce rosa, oro e bianca. Questo è l'esercizio energetico proprio per te. Prendere nota. Allora, dice qua, chiama l'energia del drago della dea Sofia. Immagina, allora, immagina questo, dice questo drago, ok? Che vola sopra te, sopra la tua testa, dice qua, proprio questa, immaginate queste ali, no? L'apertura alare di questo drago che ce l'hai proprio sopra, quindi è arrivato subito, no? Questa energia del drago della dea Sofia sopra di te, quindi immaginalo sopra la tua testa proprio. Ti sta mandando luce brillante attraverso il chakra della corona e quindi ti riempie di luce di alta vibrazione. Luce di alta vibrazione. Quindi chakra della corona situato sopra la testa, proprio sopra, parte alta, e quindi ti entra, ti riempie di luce. Vediti completamente immersa nella luce, cara anima. Questa luce, quindi la loro luce, ti aiuta ad abbracciare il potere del tuo cuore. Allora, adesso tu apri, sentiti proprio piena di questa luce, apri il portale del tuo cuore con questa luce bianca e oro, praticamente bianca e dorata. Il drago ti sta mandando la più alta vibrazione della luce proprio della dea Sofia, quindi è questo drago che opera attraverso la dea Sofia e ti viene proprio questa luce bianca e oro. È una meditazione molto bella, bianco e oro insieme, no? Che tu sei piena proprio di questa energia, ti immagini questo potente drago che emana questa luce, questa vibrazione altissima, dice qua, altissima vibrazione, e quindi dal chakra della corona, quindi dalla testa, scende e ti riempie, tu ti devi vedere proprio piena di questa luce, ok? Pensa e comunque, diciamo, concentrati quando vedi queste cose, questa immagine di te così, proprio al chakra del cuore. Questo è l'esercizio energetico per te. Pensa proprio a questa rosa, dice qua, la rosa nel portale del tuo cuore si sta accendendo. Pensate che bella immagine, no? Immagina un attimo, no? Chiudi gli occhi, guarda nel tuo petto, no? Anch'io sto facendolo, eh? Chiudendo gli occhi, vedi questa rosa, color rosa scuro, diciamo un po' così, no? E si sta illuminando. Vedila proprio con questi petali luminosi e si apre, no? Immagina come se questi raggi di luce, no? Io sono qua, a questa altezza è il mio cuore, più o meno qua, e quindi pensate come se dal vostro chakra del cuore fa così, no? Vengono questi raggi, escono fuori, vanno per dritto e poi si propagano così, come fosse un raggio. È bellissima questa meditazione, eh? Molto molto bella. Sul chakra del cuore c'è un lavoro qua, si sta muovendo. Allora, proseguiamo, vediamo anche un altro messaggio energetico altissimo, vediamo cosa ti dice Star Seed. Cosa ti fa brillare? Ti chiede qua, brillare, luce che brilla di nuovo. Light, lighting up e qua lights, cioè proprio qui parla di luce, 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 cara stellina verde. È bellissimo questa cosa. Intanto c'è una provenienza Star Seed, una provenienza stellare, dovresti cercare la connessione se arriva questa carta. La connessione stellare con la tua famiglia galattica. Che cosa ti illumina? Dice qua, che cosa? Questa
cos'è che ti piace? Fai questa meditazione e poi chiama la famiglia galattica. Andiamo anche in fila, tra l'altro. Vedete come questo Starseed guarda proprio, diciamo, l'universo, l'orizzonte attorno, davanti, anzi, a sé. Se già sai la tua provenienza Starseed, molto bene. Chiedi maggiormente ancora del supporto, dell'aiuto, diciamo, dei segnali anche in un certo senso, delle risposte. Su questo canale ci sono dei video anche con i pleiadiani, anche se non è che ci sono solo i pleiadiani, stanno aiutando molto, questo è vero, come anche i siriani, gli arturiani, comunque in questo momento. Se non sai la tua provenienza, se vuoi puoi fare una lettura con me, Starseed, completa, sempre su quintadimensionaletture.it, la trovi proprio sotto i servizi che offro. Se già lo sai, invece è proprio un invito alla connessione proprio con la tua famiglia galattica e stellare. Sei un seme stellare. Cosa vuol dire? Che sei un'anima proveniente da altre galassie e da altri pianeti e stai facendo esperienza proprio sulla Terra in questo momento e ti porti dietro le qualità comunque di chi sei, di chi eri, ok? In quelle incarnazioni. Se eri un arturiano, avrai sicuramente delle energie caratterizzate proprio dagli arturiani, che sono proprio i maestri, gli arturiani dell'universo. Oppure pleiadiani, ossiriani, di Orione, della Lira. Comunque abbiamo tanti, avete visto chi ha fatto la lettura con me, quante provenienze si possono avere e come sono poi belle dettagliate come caratteristiche. Molti semistellari hanno le stesse caratteristiche qua sulla Terra, quindi tendono a fare poi quelle cose che proprio li caratterizzava sul pianeta o sui pianeti dove sono stati. Quindi c'è una conferma grandissima, cara anima, qua di una provenienza stellare tua. Molto bello. Allora, procediamo con la carta numero 3, vediamo nel messaggio della lettura numero 1 della stellina verde quale altro essere altissimo c'è. Ricordate sempre un bel respiro anche da una carta all'altra, eh? Qui c'è speranza, fede, fede. Questo è come fosse l'arcangelina fede. Allora, umanità e benevolenza. Infatti sta nel raggio blu. Arcangelo Michele, arcangelina fede. Stai calmo o calma. Fidati, abbi fede nel buono che c'è in te e negli altri. Vedi la luce nel mondo. Qui ci vuole un po' di fiducia, cara anima. Qui dice che c'è del bene attorno a te. C'è del bene nel mondo, in te compreso, e dice che ti devi fidare di questo bene che c'è nel mondo. Non è solo marcio, non è solo brutto, non è solo guerra, non è solo ruberia, non è solo, insomma, ecco, le famiglie oscure, eccetera, eccetera. I potenti che manovrano le masse. Vedi la luce nel mondo, cara anima, perché c'è. Qui devi avere un po' più di fede ancora, più fiducia. Apri proprio le braccia, lavora con il raggio blu della volontà divina perché ti aiuterà. Dice rimani calma, rimani calmo. Fede, calma, tu devi dire io ho fede nel potere divino, ho fede e fiducia nel potere divino. Qualsiasi cosa succede scaccia i demoni. Perché quando tu dici ho fede nel potere divino, nessuno ti viene ad attaccare, o se anche ci provano, se ne scappano. Dipende da chi trovano. Sempre provano ad attaccare, dipende chi c'è dall'altra parte. Provano ad affossarti e tu no. Io ho fede e fiducia nel potere divino, quindi andare dritti e decisi. No? Umanità e benevolenza. Apri questo cuore alla fiducia e alla fede. C'è del bello in tante persone, cara anima. Del bello anche nel mondo c'è. Nonostante siamo, ecco perché dico, spegnete anche i telegiornali, no? Anzi, commentate, fatemi sapere sotto, io ogni tanto mi dimentico di dirlo, però vi leggo, quindi scrivetemi, fatemi sapere comunque sotto, eh? C'è del bello sì e come, dipende cosa decidi di sentire, non sentire i TG, quelli nazionali, per esempio, no? Puoi leggere da solo delle news, delle notizie in giro, non è che ci sono solo quelli, ok? Non voglio far polemiche, però c'è molto pilotaggio, non so se avete visto durante la pandemia, insomma, no? Ecco, quindi fatevi anche le vostre idee, prendete informazioni anche altrove, senza che vi fate manipolare, soprattutto dai mass media, ma ormai è un concetto che è stato detto tanto, spero che sia arrivato. I mass media, attenzione, ok? A questi enti, diciamo così, tra virgolette. Cara anima, mi raccomando gli esercizi, sappi che nel mondo c'è del buono, c'è del bello, c'è del giusto in te e in altre persone. Non è tutto perduto, anzi, anzi. È cominciata proprio la nuova era, quindi altro che, guardate che panorama qua, così che ritorniamo anche
alla nuova Lemuria, come ci dicono i nostri lemuriani, no? Siamo qui, ci siamo. Aiutaci anche tu a riportare la Lemuria che era. La riportiamo adesso sulla Terra. Grazie, cara anima, lasciami un mi piace, un like a questo video, fai l'iscrizione al canale e io proseguo. Lettura numero 2, chi ha scelto la stellina rossa? Ben arrivata anima, ricordo questo video è sempre valido, è un collettivo, comunque prendi quello che ti risuona. Commenta sotto, fammi poi sapere. E se hai scelto anche un'altra lettura, comunque ascolta anche quella. Chi vuole condivida anche il video, insomma, con persone che sanno o possono gradire, insomma, certi argomenti così importanti e seri, eh? Allora, stellina rossa, partiamo. Lettura numero 2, prendi nota poi di un esercizio eventuale che c'è qua. E vediamo chi è l'essere artistico, altissimo artistico. Allora, no, mi sono sbagliata perché già ho visto. Io sono io parlo con voi, ma sono connessa, quindi se dico qualche cosa di strano, non è che mi sto sbagliando io, è perché già sono da un'altra parte. Sto già riportando dei messaggi, eh. Allora, qui c'è l'energia del dragone cristico, addirittura del drago cristico, mamma mia. No, ve lo dico perché in un'altra lettura. Io non spoilero, non dico niente perché se non l'hai vista, vabbè, vabbè. L'energia del drago del Cristo o cristico. Allora, l'energia del Cristo nel tuo cuore, anche qua, chakra del cuore. Il potenziale del tuo cuore si sta risvegliando. Allora, qui dice di energizzarti in una sfera di luce solare, dice qua, dorata, come fosse questa sfera qua, vedete, no? Che dentro c'è anche la Merkaba, tra l'altro. In una sfera di luce dorata proprio solare, dice qua. Vedete come questo drago è caratterizzato proprio dall'oro, vedete? E anche la sfera, eccola qui, è dorata, porta con sé questa sfera proprio la luce solare, oro. Quindi ha a che fare anche con il Cristo, chissà se molti di voi si sentono. Se avete fatto anche le letture passate, delle vite passate, per esempio, con me, che sono usciti diversi, che erano associati proprio all'epoca in cui ci fu Gesù, proprio. Allora. Dice qua di lasciare andare ogni resistenza, arrenditi, così puoi fare esperienze delle avventure della vita. Tu sei un creatore di luce vero, il tuo cuore è un infinito potenziale, dice qua. Adesso sei risvegliato al tuo massimo potenziale, dorato, dice qua, dentro di te. Quindi qui qualcuno ha a che fare con la luce oro e può provenire anche da diverse incarnazioni passate, anche stellari, eh. Perché ci sono alcuni, diciamo, anche famiglie galattiche o star seed che sono caratterizzate da energie di un certo colore, va bene? Allora, puoi risvegliare anche questo potenziale negli altri, semplicemente essendo presente, mostrando agli altri la luce attraverso quello che fai. Ecco, per esempio, potrebbe essere anche una missione della tua vita, essere presente, fai quello che sei, perché già sei d'esempio così, molti sono così, ok? Molti non devono fare chissà che. Devono stare e fare. Fare quello che semplicemente sono, come me per esempio, io sono così e lo sto divulgando, io non faccio nessuna fatica a fare questo, perché io sono questo. Ecco, e già la presenza, no? Questa trasmissione già arriva, come vedete, quindi lo puoi fare anche tu, anche stando presente in un posto. Va bene? Allora, prendere nota di questo esercizio che ti dice, immagina di essere in un posto tranquillo, calmo, vicino a dell'acqua, il mare, un lago, una riva, quello che vuoi. Il tuo corpo è completamente pieno di luce, quindi già ti devi immaginare questa cosa. Se vuoi puoi farla proprio veramente, magari se sei al mare, in un lago, hai l'acqua vicino casa, ti porti insomma il telefonino, magari ti ascolti questa meditazione in tempo reale o te la scrivi su un foglio e lo fai proprio vicino all'acqua, perché qui ti dice immagina di essere vicino all'acqua, ma la puoi fare proprio vicino all'acqua, già, fisicamente. Lascia andare ogni resistenza e tensione, tensione nel tuo corpo fisico. Quindi respiriamo, allentiamo le muscolature, non stiamo così dritti, serrati, ma rilassiamo. Ok? Non serrato, rilassato. Adesso immagina dice qua, un drago proprio grande, gigante, di altissima proprio vibrazione che vola, che sta volando proprio prima di te, cioè davanti a te.
lo devi vedere davanti. Il drago dice che è un essere di luce e arriva da dimensioni di altissima vibrazione e ti guarda molto intensamente questo drago. Sapete che molti hanno anche le guide, come gli unicorni, ma anche dei draghi, Sono esseri di altissima vibrazione, altissima. L'alta vibrazione, proprio questa luce di questo drago, appunto, questa altissima vibrazione di luce, scusate, non è che non so leggere, che sto traducendo in tempo reale, Quindi questa luce di altissima vibrazione ti riempie proprio di questa luce, che arriva proprio, tu devi pensare, allora, quando ti vedi piena di luce, devi pensare che questa luce è l'energia del Cristo. Questo drago ti porta l'energia cristica, appunto dorata. Ti attiva quindi questa luce proprio l'area del cuore, quindi il chakra proprio del cuore, e risveglia in te la saggezza antica, proprio ti risveglia un'antica saggezza, così finisce. Quindi ti devi vedere proprio con questa luce dorata e sentiti come se vedessi, magari qualcuno potrebbe avere anche qualche visione durante questa mini meditazione, Qualche visione di qualcosa di antico, per esempio, perché qua, visto che parla di antenati, ho visto che parla di antichità, di antenati, quindi vedi un po'. Luce oro del Cristo, bellissima, prendi nota, io ti dico, qui ti dice immagina di andare vicino l'acqua, però potresti andarci veramente vicino l'acqua. Magari ti vedi un drago davanti, davanti là, tutto può essere, tutto può succedere. Tu immagina pure che così attiri questo tipo di energia. Allora, procediamo con l'altro messaggio altissimo, sempre di energia per te. Trasformazione. Le cose stanno cambiando proprio a livello cellulare. C'è una profonda guarigione in atto. Questo lo devi sapere adesso. Se ti sta cambiando a livello cellulare, è fatta. Perché è a livello cellulare, come dice Saint Germain, no? Ma anche i galattici, veramente. Però ogni cellula ha atomo ed elettrone. Il cambiamento è dentro proprio a livello cellulare, no? Ecco perché dico sempre di lavorare con la fiamma viola, perché la fiamma viola proprio guarisce le cellule, trasforma, trasmuta. Ecco qua che dice guarigione profonda proprio a livello cellulare. Quindi è la guarigione che ognuno di noi può auspicare, è quella la vera guarigione, perché quando le cellule poi squalificate si riqualificano, grazie anche alla fiamma viola, per esempio, scrivete sotto nei commenti, Chi sta facendo la fiamma viola me lo dica. Comunque fatemi sapere, perché questa trasformazione è messa in atto sempre da, a parte il tuo risveglio, come ti diceva anche di qua, però anche perché la fiamma viola è un potente trasmutatore, potentissimo, potentissimo. Le cose stanno cambiando, ti sta dicendo. Questo è un messaggio altissimo, che addirittura proprio ti sta andando a livello cellulare, profondo. E c'è proprio questa guarigione in atto, sempre dice qua, profonda. Cioè proprio non è che solo un qualcosa, qui proprio stai proprio cambiando la pelle, cioè proprio profonda. È un risveglio che sta dando i suoi frutti. Fatti aiutare dalla luce dorata proprio del Cristo, va bene? Infatti di oro, come vedi, cara anima, qua ne abbiamo abbastanza, Anche qua guardate questa qui. Che sta sulla poltrona oro, per esempio. Vedete quanto oro c'è? Qui sembra un po' egizia, anche con questo gatto qua. Sembra un po' anche lemuriana, in realtà. Comunque. Allora, andiamo avanti. Mi raccomando, c'è questa guarigione. Usa la fiamma viola, Vediamo l'altro messaggio. Chi c'è che ti porta questo messaggio altissimo? Sempre un bel respiro, comunque, tra una lettura e l'altra, tra una carta e l'altra. The Shekinah. Shekinah esce, no? L'avete sentita che a volte sta nelle sigle di apertura, no? Ecco, che è uno dei 9 fili di DNA molto bello. Allora, il sei sacro dice qua, Shekinah, c'è sempre la Merkaba pure qui. Guardate un po' che avete 2 volte la Merkaba. Incredibile. Non è che c'è pure qui. No. No. Qui abbiamo molto a livello egizio. Chissà se qualcuno in vite passate. Allora, questo è una specie di codice di luce, per esempio stellare. Qui avete 2 volte la Merkaba, usatela allora anche la notte, per esempio, per essere trasportati in qualche tempio, per esempio anche dai maestri ascesi. Per volarci voi dentro, insomma, come veicolo sacro, chiedete la protezione all'angelo custode, la protezione all'arcangelo Michele prima di viaggiare tra le dimensioni.
Però due volte guardate che in tante carte che avete visto, voglio dire, avete visto quante ne mischio, no? Due volte la Merkaba. Allora, dice qua, il tuo spirito deve essere un po' così, diciamo più luminoso, più libero, diciamo così. Esprimi i tuoi doni, danza con il ritmo sacro della vita. La vita sacra, dice qua. No, scusate, il sé sacro. L'essere tu, cioè tu sei. Quando dico il sé, sei tu. Il sé sacro, il sé superiore, il sé divino, la presenza io sono. Allora, esprimi questi doni, questi talenti, mettili proprio in vista. Come l'Elohim, vista, vista, vista. Danza con il sacro ritmo della vita. Qui devi essere allineata, ma lo sarai, eh. Va proprio in fila, vedete come vanno in fila, incredibile, no? Fai prima questo fill, cioè ti devi riempire proprio di luce, questa meditazione proprio con questo drago dorato. Dopodiché cioè, sai benissimo che c'è questa trasformazione dentro di te a livello proprio cellulare e poi esprimi proprio doni, talenti. Questo è danzare con il ritmo sacro della vita. Che bellezza. Qui è come una liberazione, io mi sento la due, una liberazione, cioè proprio liberazione. Esprimi questi doni, ma fai quello che devi fare, ma non ti stare a importare degli altri, se non gli piace, ma che te importa? Tu devi vincere la tua battaglia, tra virgolette, sei qua a scuola, vinci e vedrai. Ognuno deve fare la sua strada, gli altri lasciali dove devono stare loro, tu vai dove devi stare tu. Senza essere manipolati da nessuno. Cara anima, questo era quanto. Se mai te lo riascolti o ascolti un'altra stellina, lasciami un mi piace al video, un like, fai l'iscrizione anche al canale e io vado avanti. Lettura numero 3, chi ha scelto la stellina gialla? Benvenuta cara anima, commentate, fatemi sapere, ricordo che è un video sempre valido ogni volta che tu lo trovi, non quando lo faccio io. Partiamo, facciamo sempre un bel respiro anche dopo ogni carta e partiamo e vediamo questi messaggi altissimi quali sono. Partiamo. I 12 chakra. 12 chakra, vedete che ci sono anche quelli della stella dell'anima andando su, eh? Trova la tua pace interiore e senso di bilanciamento. Riscopri l'armonia e la centratura dentro di te. Sei una colonna di luce divina. Questa è una meditazione sicuramente da fare. Vedete come questi proprio 12 chakra stanno come fosse una colonna dentro di te. Vedete qua l'altezza del petto, ma anche qua sulle mani. Vedete che emanano proprio della luce. Centratura, armonia. Qui dobbiamo stare un pochino più centrati, cara anima. Ricordati. Sei una colonna di luce divina, cosa vuol dire? Che tu porti la luce divina sulla terra. Però devi trovare questa pace interiore, senso di bilanciamento, centratura, per poter canalizzare e portare una luce divina sulla terra, che sicuramente è una cosa a cui tu hai detto sì, la voglio fare. Però non è che la puoi fare in condizioni scarse, la devi fare in una condizione ottimale. Quindi devi curare te stessa, cara anima, curare la tua energia, curare la tua evoluzione verso l'ascensione, così puoi aiutare anche tutti gli altri. Vediamo un po'. Allora, qui ci sono sicuramente degli esercizi. Allora, vediamo. Cerca, dice, dentro di te, profondamente, in profondità proprio, una risposta. Devi andare in profondità. Vedi, capisci quello che tu senti, cioè cosa vuol dire? Capisciti cos'è che stai provando e non quello che provano gli altri, dice qui. Quello che provi tu, non gli altri. Allora, fai quello che senti essere necessario per riscoprire la tua pace interiore, l'armonia nei tuoi pensieri, nei tuoi sentimenti, nelle tue emozioni, così come anche nel tuo corpo. Ricorda che sei sempre connesso con la luce divina. Ok? Qui c'è proprio da trovare questa centratura, ritrovare o perlomeno, come dire, farla meglio, se già la stiamo facendo. Ok? Migliorare.
Esercizio energetico. Prendere nota. Chiudi gli occhi. Mettiti seduta o come preferisci, ma in modo confortevole. Visualizza te stessa circondata da una grande colonna di luce bianca. Questa colonna di luce bianca arriva proprio dalle galassie e va e viene giù, attraverso te fino a Gaia, cioè fino al pianeta. E come dicevamo, no? Prima, la colonna di luce dall'universo ci sei, no, universo, tu, Gaia, il pianeta. Quindi dall'universo viene giù, ci sei tu e scende giù ancora e sotto di te ancora fino a Gaia, alla Terra, ok? La colonna. Dentro questa colonna di luce bianca, i tuoi 12 chakra si attivano, diventano proprio brillanti come delle stelle, si allineano proprio tutti quanti in fila, come questa immagine. Questa devi visualizzare. Però te, la tua immagine, il tuo viso, il tuo corpo. Chiedi agli arcangeli di bilanciare e centrare tutto il centro energetico del tuo corpo. Sia quindi il centro energetico proprio del tuo corpo e anche a livello centrale, cioè praticamente corpi energetici anche attorno, ma anche a livello proprio di, vedete qua è diciamo più brillante il centro del petto, quindi a livello di cuore, di centratura proprio in mezzo, quindi attorno e in mezzo. Chiedi agli arcangeli proprio di attivare, dice qua, bilanciare il tuo centro e tutto il tuo corpo energetico, il centro e corpo energetico, ok? Due punti particolari. Poi fai anche di tua iniziativa, e comunque tu prendi lo spunto, parti come ti è stato detto qua. Poi, cara anima, se vuoi viaggiare, viaggiare, viaggiare chiudendo gli occhi, viaggia pure. Non è un problema quello. Io dico sempre: il maestro sei tu, non sono io. Ognuno di noi è maestro di se stesso. Quindi fai pure quello che se ti senti proprio guidata o guidato a fare. Se vedi un unicorno nel frattempo, va benissimo che vedi l'unicorno. Ho fatto un esempio, eh. Ok? Semmai lo riascolti, ma fallo perché è molto bello. C'è proprio un'attivazione anche di chakra, coinvolti proprio anche gli arcangeli, di cui noi parliamo molto qua su questo canale, io. Però intendo noi, intendo io e voi. Allora, respiriamo e vediamo la prossima carta. Che cosa c'è qua? La rosa dice qua che non è stata mai scoperta, sbocciata, non so come dire. Allora, qui ci sono delle aperture che non sono state ancora fatte, infatti qua ci dobbiamo avere il senso di bilanciamento e di apertura, no? Però sta accadendo per te, non a te. Cosa vuol dire? Che sta accadendo per migliorare, per una lezione, per uno scopo, qualcosa nella tua vita adesso. Non è che accade a te, cioè che tu sei presa di mira o che cosa. Accade proprio per te, cioè ti serve, qualsiasi cosa essa sia, ti serve. Se qualcosa ancora non è sbocciato, non si è ben aperto, c'è un motivo perché tu devi imparare qualcosa prima di far sbocciare completamente proprio, no? Il tutto. Questo esercizio sicuramente ti aiuterà moltissimo. Sappi che nessuno ce l'ha con te, l'universo non ce l'ha con te, dipende solo da una legge di bilanciamento. E a che punto sei lungo il tuo cammino, a cui tu hai detto sì, ricordo, tra l'altro. Quindi ce la devi fare poi a fare certe cose. Quindi non accade a te, accade per te, per aiutarti, che è diverso. Se pensate quante persone hanno, no? Ognuno le cose sue, quindi togliamoci dal vittimismo e dalle lamentele, se vogliamo andare verso l'ascensione con forza, coraggio, eh? Ce la possiamo fare tutti. È l'impegno, la fede e anche l'assiduità in questo percorso che fa la differenza. Respiriamo e vediamo l'altro messaggio. Odino. Ah, qui ci sono delle abilità psichiche che arrivano, eh? Il tuo terzo occhio è aperto. Vedere attraverso, diciamo, quello che è, cioè vedere le cose per quelle che sono, vedere la verità per quella che è, cioè dalla serie accettare anche, no? In un certo senso. Cercare proprio la tua intuizione, seguila questa intuizione, ti dice Odino. Qui abbiamo a che fare con i norreni, abbiamo a che fare con i nordici, con le rune, no?
Allora, Odino, o anche a quelli che magari piace qua all'ascolto la mitologia appunto norrena, celtica per esempio, no? I vichinghi, la dea, Freya, Odino, insomma, Loki, tutte queste persone qua, e ce ne sono tanti anche lì, no? Studiarle tutte, ce ne vuole, eh? Allora, ti dice che cosa di importante questo personaggio altissimo perché Odino? Il tuo terzo occhio è aperto, proprio lui che parla di occhio poi, no? Sapete la storia. Proprio lui parla di terzo occhio. Il tuo terzo occhio è aperto, ti dice qui. Perciò sappi che lì quello ce l'hai aperto. E finalmente puoi vedere, appunto proprio perché guardi attraverso il terzo occhio molto spesso, puoi vedere la verità per quella che è, senza filtri. La vedi e basta la verità. La vedi per quella che è in realtà. Segui quindi, e di conseguenza, no? Va pure in fila, tra l'altro, segui la tua intuizione, quindi. Perché se hai il terzo occhio aperto e ben funzionante, certo che vedi le cose per quelle che sono, quindi di conseguenza, allora agisci poi. Segui la tua intuizione, ti dice il dio Odino. Seguila questa intuizione, c'è qualcosa che puoi fare. Non dire no, mi sono sbagliata, non è possibile, non ci acchiappo mai, poi dopo, col senno di poi, vedi, ma io lo sapevo, ma io l'avevo sentito, ma io me lo sentivo, ecco. Queste qualità, vedi, psichiche, dice qua, si stanno proprio risvegliando. Figurati poi se fai anche più di una volta, ti consiglierei questa. Quindi ci sta, insomma. Riascoltati eventualmente il tutto, prendi nota delle cose, ricordo questo è un canale di studio, care anime, qui si lavora. Commentate sotto nei commenti, fatemi sapere. Grazie cara anima, lasciami un mi piace, un like al video, iscriviti al canale. Io ricordo a tutti, chi vuole una rispostina piccolina può andare su ko-fi.com e a fronte di una piccolissima donazione rispondo alla domanda lì sui messaggi diretti di Ko-fi. Ci sono anche i videoconsulti di Wisio, chi vuole fare dei videoconsulti. E in ultimo ricordo proprio tutti i consulti con me, i trattamenti energetici, si possono fare i circuiti, percorsi mensili insieme a me, ci sono tante cose. Dovete andare su quintadimensionelletture.it, vedere i servizi. Se non trovate qualcosa mi scrivete perché non è che posso mettere tutto lì, tante cose le faccio anche ad personam, cioè proprio basate sulla persona. Tutti i servizi, eh? Ci sono proprio persone che gli faccio proprio tutto io, cioè da zero, sapendo bene come sono loro. Quindi sull'email eventualmente ne parliamo, poi ci diamo i contatti, eccetera, ne parliamo anche meglio. Va bene? Grazie mille a tutti, care anime, di essere stati qui con me e vi aspetto presto su Quinta Dimensione Letture per un nuovo video insieme a me. Ciao a tutti, grazie.